cane, ormai io e Nanoc le uso e sono fantastiche, non hanno niente che invidiare alle più cane più pleonate della Trotta Lago. Sono molto paraboliche e questo aiuta sulla mangiata quando la trotta è un po' difficile. Ah, Roberto sta pescando con la serie Signature TRL, che è una serie particolarmente completa. Le azioni sono davvero tante. L'azienda Maver Italia Paioli Sport le produce e le propone al mercato, tutte nella serie nuda, nella versione nuda, in modo che ogni garista particolarmente esigente come loro le può montare a seconda delle proprie necessità e delle proprie esigenze. Signature TRL vengono presentate, offerte, create dalla versione 0 alla versione 9, quindi dalla versione creata e realizzata per essere utilizzata con dei piccoli vetrini, con dei piombini da ricerca, fino alle canne più potenti per le bombarde più grosse e per i lanci più lunghi. Per la serie di canne Signature TRL c'è un'accortezza molto importante che abbiamo voluto adottare proprio per controbilanciare in maniera opportuna ogni attrezzo a seconda del suo peso specifico e dell'azione che deve avere. Quindi, ad esempio, questa è l'azione 7. C'è un peso all'interno della base della canna che va a controbilanciare perfettamente l'attrezzo. Più la canna è potente, è lunga ed è adatta a lanciare grosse bombarde, più il peso sarà grande. Più l'azione si abbassa verso lo zero e quindi la canna è molto light per una pesca molto più leggera, il peso si accorcia, si abbassa e diventa molto piccolo. Tutto questo è stato fatto, ideato e realizzato per creare una canna perfettamente equilibrata e bilanciata anche nel peso. Ho provato, stavo pescando con le reality Camola da buon non professionista e Roberto Paricelli mi ha fatto l'onore di provare a usare una Signature TRL, tutto altra tipologia e qualità di canna. Ho preso un'altra trota.